Buongiorno amici e ben ritrovati. Siete pronti per una nuova immersione nella storia dei mezzi d'assalto della Marina Militare Italiana? Bene, allora sfogo alle valvole ed immersione rapida. Avremo d'ora in avanti una serie di incontri sulle tante operazioni condotte contro Gibilterra, piazzaforte della flotta inglese e posizione strategica per l'accesso al Mediterraneo. Gibilterra. La rocca, definita da Borghese le fauci del leone accovacciato, all'interno delle quali la decima portò numerosi attacchi con strategie diverse. Prima di passare però ad esaminarle singolarmente, ho ritenuto opportuno illustrare brevemente con questo primo incontro quella che era l'allora situazione geografica, politica e strategica della rocca. Alta 426 metri sul livello del mare, con una superficie di 6,8 km quadrati, lunga 5 km, dal 1713 Gibilterra costituisce ancora oggi un protettorato del Regno Unito, quindi territorio inglese d'oltremare. Un promontorio terminante con Punta Europa, che insieme a Ceuta in Marocco costituiscono l'omonimo stretto, largo appena 14 km e che collega il Mediterraneo all'Atlantico, le colonne d'Ercole. Subito a nord, Gibilterra confina con la Spagna, all'epoca territorio neutrale, con il centro abitato di La Linea e proseguendo verso ovest, Campamento, Puente Mayorga, dove si trova ancora oggi Villa Carmela, e a seguire la cittadina di Algeciras, con la quale formano l'omonima baia, al cui molo sud era ormeggiata nave Volterra. Di Villa Carmela e nave Volterra parleremo in seguito. Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, Gibilterra fu evacuata da quasi tutto il personale civile e potenziata con personale e strutture militari. Nel tempo sono stati realizzati nella rocca circa 48 chilometri di gallerie, la prima nel 1783 lunga 148 metri, con lo scopo di farne una città fortificata nella roccia, con uffici, depositi, caserme e perfino un ospedale. Tra il 1932 e il 1936 venne realizzato anche un aeroporto, in parte sul mare, formando un terrapieno con il materiale di risulta dall'escavazione delle gallerie. L'aeroporto con una pista lunga poco meno di 2 km. La rocca fu potenziata con numerose batterie antinave e antiaerei, dotate tutte di proiettori per la difesa notturna, nonché stazioni radio e radar. Dopo i primi attacchi da parte degli operatori della decima, venne messo in atto una sempre più imponente difesa navale, con ostruzioni retali, servizio di vigilanza con unità navali, motobarche, idrofoni e lancio di bombe antimezzi insidiosi ad intervalli sempre più serrati. Venne anche lì dislocato un nucleo di sommozzatori per il controllo subacqueo delle ostruzioni, dei moli e delle carene delle navi. Qui va ricordata la figura del comandante inglese Lionel Crabb, pioniere della subacquea militare britannica, che dopo il 43 operò anche in Italia allo sminamento dei porti. Crabb morì nel 1956 in un porto inglese durante la Guerra Fredda e la sua morte è ancora un mistero. È doveroso citare Crabb, noto per il suo rispetto e ammirazione nei riguardi dei nostri operatori, per l'audacia, il coraggio e la genialità nel condurre la guerra subacquea. Contro Gibilterra vennero condotti ben 9 attacchi, la decima ne fece quasi un fatto personale,
accanendosi contro la rocca, nonostante i primi fallimenti. Ma questi saranno oggetto dei prossimi incontri. Mi raccomando, ricordatevi sempre di sostenere la nostra associazione e Ad Maiora Semper. E arrivederci. Bombe, bombe, getta bombe quante vuoi, chi sommossa siamo noi, però a fondo ci vai tu. Siamo quelli